Ragazze, sono uscita di casa con mascherina e guanti e vi porto con me a fare una cosa veramente, veramente importante. Ragazze, dai magazzini Carlita Shop, oggi vi faccio vedere cosa stiamo facendo grazie a voi e a noi, il nostro impegno che è veramente tantissimo. Questi sono alcuni dei pacchi che abbiamo preparato. Noi con i nostri guadagni abbiamo comprato la spesa per le persone bisognose e adesso la spediremo dai nostri magazzini, la spediremo direttamente a casa delle persone. È veramente una cosa bellissima perché ci immaginiamo già quando le persone apriranno questi pacchi e ovviamente proveranno comunque un po' di gioia, speriamo almeno di dare un po' di sollievo perché veramente ci hanno scritto in tantissimi. Infatti questi sono soltanto una piccola parte dei pacchi. Io poi sto donando anche un po' dei miei vestiti, i miei trucchi, ho fatto un po' di decluttering a casa, quindi ho fatto un po' anche di questo e niente, siamo felicissime e soprattutto vi volevo ringraziare che grazie a voi, i vostri ordini che sono arrivati numerosissimi, abbiamo potuto donare una percentuale degli ordini arrivati col codice, ce la faremo. E ancora sono pannolini, ci sono salviette e c'è tutto quello che occorre del nostro marchio preferito, che voi sapete che io uso solo Babylino per Daniel e ve li ho sempre straconsigliati, sono i migliori pannolini, salviette, sono veramente fenomenali e loro ci hanno mandato anche un po' di assorbenti comunque per le donne che sono comunque sempre utili e anche quelli comunque sono da comprare, quindi ringraziamo Babylino per aver partecipato a questa nostra iniziativa beneficenza donando veramente tanti tanti pannolini a tutte le ragazze che mi hanno scritto, a tutte le ragazze che ovviamente avevano necessità perché hanno gravi problemi economici, quindi parliamo di famiglie molto molto bisognose e avranno anche i pannolini a casa, quindi sono veramente veramente felicissima di questa cosa. Anche alcuni dei vostri pacchi che stanno partendo oggi, guardate sotto questo cielo azzurro, bellissimo, siete sempre in tantissimi, grazie davvero. Mi sono arrivate le altre lucine, vi ricordate nell'altro video vi ho fatto vedere che le avevo messe qua e adesso voglio ricoprire tutto lo specchio, anche se non ha i buchi, quindi un po' si vedono, però vabbè, fa nulla ed è molto bello l'effetto. Aspettate che vi faccio vedere. Amore, mi dai una mano? Sono arrivate anche le nuove luci, vero amore, che abbiamo comprato. Qua c'è la sedolina di Dani, adesso la tolgo. Ho preso queste luci super professionali, ragazze. Le ho comprate proprio per migliorare i video, eccetera. Queste si alzano, sono le migliori, super super top. Due ne ho prese, amore. Ah, ma sono schiacciate. Ah, sono belle, sono super leggere, diciamo. Non aspettavo di trovare il quadrato dietro. Facciamo la prova, amore, vai. Vediamo. Vediamo se funzionano. Schiaccia il bottone, strucca il bottone, parla a bassa voce perché Daniel sta dormendo. Non funzionano, faccio perplessa. Ecco, wow, mamma mia, che luce, ma una luce fortissima. Tipo puntatela tu. Mamma mia, Barbara D'Urso Ma questo style. prende regolare. Sì, vabbè, si regola la. Magari mettine un po' di meno, No, vediamo. la Pure la quantità, no? Penso. No. È pure freddo o calda, penso, no? Diminuisci? Questa è fredda. Ok. È un po' calda, ok. Bene. Bene. Adesso dobbiamo mettere queste qui. Se ho finito di attaccare tutte le lampadine, guardate che meraviglia. Adoro. Poi la lampada. Adesso questo ombrellino, non so, penso che lo butterò, anche se è carino, ma lo conserverò tipo vintage. E vabbè, io sono piena di luci, ho anche qua dietro la ring light, adoro, che io usavo questa, adesso penso che userò queste due luci assieme alla ring light, la seconda la sta portando Dario. Come sotto le lampadine mi sono comprata anche questo per le ciecate come me, quando vi truccate, che io questa distanza qua non la reggo, cioè non mi vedo, praticamente mi sono comprata questo specchio luminoso, wow, guardate qua, c'è una figata, è bellissima, comunque... È figo, dai, ma no, che postazione, cioè dopo 10 anni di YouTube e Instagram io finalmente ho una postazione. Questa è la mia postazione trucco e questa è la mia postazione video. Qua praticamente io registro i video, le storie,
tutto con questo qua, che anche adesso l'ho preso. Questo serve anche per fare le foto, è bellissimo perché è bianco, adoro. Per metterci il cellulare. Ecco, è arrivata la seconda luce. No vabbè, ah, poi si chiudono così. No vabbè, ma la super professionalità, adoro. Vi piace? Se sto registrando delle story su Instagram per uno sponsor, guardate qua, cioè con le nuove luci sembro Barbara, sono super illuminata, adoro. Praticamente ho messo la ring light e le due luci qua. No vabbè, bellissimo. Ma registro un altro pezzettino di video, così vi faccio vedere com'è la luminosità, adoro. Sono tornata dal pediatra e devo dire che, vabbè, innanzitutto vi volevo dire questa cosa di questa beneficenza che stiamo facendo, veramente ci rende super super orgogliosi e sicuramente vi dobbiamo ringraziare per il grosso contributo che ci state dando, perché veramente sono arrivati tantissimi ordini e ci avete permesso veramente di fare una cosa molto 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 grande, quindi veramente vi ringraziamo tantissimo. Già stiamo avendo i messaggi delle persone che stanno ricevendo i pacchi della beneficenza ed è molto molto gratificante questa cosa di poter aiutare anche con un piccolo pensiero, perché poi voglio dire il pacco della spesa, però comunque sono persone che veramente hanno bisogno e che non hanno neanche un pacco di pasta, quindi veramente noi ci rendiamo molto orgogliosi questa cosa e ovviamente grazie a voi abbiamo deciso anche di prolungare il codice sconto, quindi veramente l'abbiamo fatto durare tantissimo proprio per avere la possibilità di aiutare quante più famiglie. Quindi il codice sempre ce la faremo, da cui doneremo, compreremo la spesa e ovviamente anche le spedizioni sono a nostro carico, anche perché questi pacchi costicchia anche per spedirli, perché comunque sono molto pesanti, quindi è tutto a nostro carico e voi avete anche il 15% di sconto su tutto il sito, quindi basta che inserite nel carrello ce la faremo e vi sconto il 15%. Quindi niente, noi siamo veramente veramente felici e abbiamo raccolto veramente tanti soldi e speriamo di... e niente, ovviamente in questi giorni faremo anche altre spedizioni fino a che non accontenteremo tutte le richieste delle persone che ci hanno scritto. Veramente ci stiamo facendo in quattro, anche perché ovviamente è un lavoro molto molto grande, però è veramente molto gratificante questa cosa, quindi... Poi per quanto riguarda il pediatra, avevo detto su Instagram questa cosa. Allora, noi praticamente abbiamo chiamato il pediatra per chiedere la vaccinazione, perché Daniel aveva saltato la vaccinazione, quella della meningite, aveva fatto solo le prime due, quindi l'esavalente e richiamo, oltre le goccine, quelle là per cos'era, non mi ricordo bene, però comunque abbiamo chiesto a lui, subito quando ci ha sentito ha detto dovete venire a fare il bilancio, noi lo stiamo facendo anche perché non ci vedevamo da non so quanti mesi, però tutto organizzato, praticamente siamo andati là sotto appuntamento e all'orario in cui abbiamo detto, quell'orario siamo arrivati, non c'era nessuno perché le fanno le visite solo su appuntamento, tutto completamente igienizzato e sanificato, il personale tutto con delle tute, con le mascherine e paraventi, entra solo la mamma col bambino e veramente questa cosa mi ha lasciato piacevolmente sorpresa, perché è tutto pulitissimo, igienizzato, rispettando tutte le norme di sicurezza, massima precisione nell'orario della visita e anche la vaccinazione la faremo così. Lui ci ha detto che anche per le vaccinazioni, quindi ci siamo presi il numero dell'ufficio vaccinazioni, chiameremo e faremo anche là con appuntamento. E niente, questa cosa mi ha lasciato una bella nota di positività addosso, sperando che possa esserci un miglioramento dal punto di vista della pulizia dei luoghi pubblici e nel rispetto delle regole degli altri, ma anche di se stessi, appunto per tutelare sempre la propria salute e quella degli altri. Quindi questa cosa a me veramente mi è piaciuta un sacco, e proprio perché io sono sempre positiva e devo sempre trovare le cose positive nel negativo, perché ovviamente mi ha fatto comunque strano vedere comunque la mia città
abbastanza vuota e desolata, però cerco sempre di pensare positivo. Allora, quindi poi per quanto riguarda la pappa, lui adesso ci ha detto che possiamo introdurre anche le verdure frullate, quelle del brodo, perché prima davamo solo il brodo, assieme a un po' di lenticchie e la pastina, solo che lui la pastina, la sabbiolina, la odia, la sputa, quindi devo vedere una soluzione, magari se avete qualche consiglio ditemelo. Inizierò a frullare le verdure assieme sempre all'omogenizzato di carne o di pesce, anche il pesce si può dare. Quindi questo è quanto. Anche per quanto riguarda le fontanelle, il cranio sta crescendo tutto bene, quindi veramente ha detto un bimbo sano, perfetto, cresce bene. Veramente quando ti senti dire queste parole, dite, però ragazzi, se siete mamme confermate, non c'è una cosa più bella, come se ti avessero detto hai vinto il super enalotto. Veramente, perché è bellissimo. E quindi niente, sono molto felice e niente, approfitto per ringraziarvi di tutto l'affetto, i commenti, tutto, veramente siete veramente speciali. E niente, oggi mi sono fatta carina io, cioè mi sono truccata, mi sono messa i cerchi, questi qua sono i miei ovviamente del mio shop, anche tanti gioielli potete approfittare perché li avete scontati, col codice ce la faremo. E mi sono preparata insomma carina, come se andassi chissà dove, alla fine sono andata al pediatra, però poiché non uscivo da quasi 2 mesi, niente, mi sono fatta carina, questo è quanto. Guardate che bella questa visuale così da questo specchio che ho messo qua nel mio studio, che è uno specchio che è stato, questo qua, modificato da mio padre. E niente, sono anche molto felice perché sto perdendo un sacco di chiletti. Infatti vi vorrei fare un nuovo video cosa mangio con delle nuove ricette, perché sto mangiando un sacco sano, a parte il sabato che comunque ci facciamo sempre la pizza in casa, se mi seguite su Instagram lo sapete, e la domenica un pranzo un po' più sostanzioso, però in settimana bene bene e veramente mi sto sgonfiando un sacco, quindi vi vorrei fare un video cosa mangio con nuove ricette, fatemi sapere nei commenti. Comunque tutto era non per vedere, per farvi vedere la visuale che è molto carina fatta così, vi piace? Brodino per il mio amore, fatto sempre con carote, patate, zucchine, fatemi sapere voi come lo fate. Le lenticchie ancora non le ho messe, però mi ha detto il pediatra di provare. Comunque mi devo muovere perché già si lamenta. E adesso frullerò un pochino anche le verdure, cosa che non avevo mai fatto prima. La scelta sta parlando di Luca, passiamo la voce. Ok, ho frullato le verdure assieme alla crema, così è venuta anche più omogenea. Poi ho messo l'omogenizzato, l'olio e il formaggio, il mio amore. A fame, ecco qui, si sa, si ciotti. Vai! Daniel, umma! Com'è buono, è buonissimo! Che bocca grande che abbiamo aperto! Uno scolastico aperto. Il nostro presidente. Il virus è l'epidemia influenzale. Rischiamo cioè di trovarci in una situazione davvero complicata. Che praticamente a ottobre avremo di nuovo rischio. Non possiamo avere le regioni che sono in mezzo al guado. In mezzo al guado. Perché sarebbe un disastro. Allora questi sono i termini del problema e queste sono le valutazioni. La spesa di pesce che noi ci facciamo portare a casa, salmone, tonno, spigole orate, tutto sfilettato, buonissimo. Yeah! Ragazzi, ho fatto la spesa di verdure, mi è arrivata a casa, ho preso un po' di tutto, tutto freschissimo. Da un ragazzo qua nel mio paese che viene fino a casa, gentilissimo, pomodori, kiwi, qua ci sono un po' di odori. Poi le zucchine, queste mi servono tanto perché faccio il brodo a Daniel. Poi qua ci sono i friarielli, le patate sempre per il brodo, le melanzane, queste le devo fare nel forno, i pomodorini, buonissimi, adoro, adoro, e i broccoli, poi ci sono i broccoletti, questi qua così, i finocchi che li devo fare gratinati nel forno, stasera li faccio, vi faccio vedere, sono buonissimi e sono super detox. Comunque ho tutte le mani rovinate, non so se vedete, perché praticamente ho residui di gel e praticamente me le devo fare, però ho ordinato una lima un po' più spessa per rimuovere questo gel. Vabbè, comunque tutto in casa. Se ecco qua, appena sfornati i finocchi gratinati,
come li ho fatti, semplicemente tagliati a fette e messi nella appunto nella pirofila con un po' di pan grattato e un po' di parmigiano, prezzemolo, questo qua secco, scusate si è appannato, sale, pepe e olio. Ok, penso sì di aver detto tutto. Sono molto molto buone. Beh, così come potete fare qualsiasi tipo di verdura, però i finocchi secondo me vengono particolarmente bene. Poi ho fatto i filetti di spigola, vedete li ho messi, vabbè, in due pirofile perché sono abbondanti, sono tre spigole sfilettate, e sopra ci ho messo delle verdure, appunto a julienne. Io in questo caso ho messo le zucchine, potete mettere anche le patate, un po' di sale, semplicissimo. Buon appetito. Ragazze, vi saluto allora dalla mia postazione video, perché sto editando, sto montando il video appunto che state vedendo, e volevo approfittare per dirvi una cosa importante. Allora, innanzitutto venite su Instagram, perché tantissimi chiedete come mai qua non mostro Daniel, e su Instagram pubblico sempre foto e storie di Daniel, quindi seguitemi su Instagram, il mio profilo Carlita Dolce, e là potete vedere tutto di Daniel, e lasciate un like al video, lasciatemi tanti bei commentini, io vi abbraccio fortissimo. Pensate che adesso sarà anche il mio compleanno, quindi lo passerò in quarantena, quindi non vedrò amici e famiglia, e volevo insomma stringervi un grosso abbraccio di positività e dirvi che andrà tutto bene, passerà questo momento e sarà sicuramente più bello di prima, sicuro ragazze, sarà così. Per quanto riguarda caritashop.com, lascio attivo il codice, ce la faremo, quindi mi raccomando, se volete approfittare sappiate che risparmiate il 15% e contribuirete alla nostra iniziativa di beneficenza. Quindi vi mando un bacio grande e vi aspetto su Instagram, mi raccomando, ciao.